Stavolta credo di aver trovato ciò che cercavo. Tommia stava cercando le parole l'altro giorno. Qualche lettera. Non so. Oh, buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Ben arrivati a questo nuovo appuntamento del progetto con noi. Noi siamo molto felici per quello che sta accadendo. Felici che ci abbiate seguito in tutte queste settimane. E allora oggi un saluto particolare a tutti gli appassionati di poesia, di letteratura, di musica, di arte, ma soprattutto il saluto speciale va ai nostri bambini, sì, ai bambini di Tissi e ai bambini di tutta la Sardegna, quelli che ora si staranno divertendo al mare, in spiaggia, con i parenti, con gli amichetti, con i nonni e che so già stanno pensando al loro rientro a scuola. Ebbene, l'incontro di oggi ha a che fare con il riciclo e con la poesia. E che cosa significa? Qualche giorno fa riflettevo sul valore, sul significato che ha il concetto di riciclo. Ed effettivamente gli artisti, i poeti soprattutto, con le parole, con le lettere, con le idee, fanno un'operazione che è molto simile a quella del riciclare le cose per restituirgli una nuova bellezza. Sì, come si fa con la plastica, il legno, come avete visto anche nei video che ci hanno preceduto. Come si fa a trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di bello? O qualcosa che sarebbe destinato a essere buttato via in qualcosa che può arricchire magari la nostra casa, la nostra cameretta? Come si fa con le parole, con le lettere? Le lettere si possono riciclare, le parole si possono riciclare. Sì, oggi vi racconto un piccolo trucco per trasformare qualcosa di apparentemente inutile in qualcosa di meraviglioso, da un punto di vista artistico e anche poetico. Proprio ieri ero a cena con degli amici. Abbiamo stappato una bella bottiglia di vino sardo, un Cannonau meraviglioso, abbiamo finito di cenare e naturalmente la bottiglia di vetro è finita nel raccoglitore del vetro e a me è rimasto in mano questo, un semplice e banalissimo tappo di sughero, sughero sardo naturalmente. E ho pensato, a cosa ci si può fare con un tappo di sughero? Si può usare per tappare altre bottiglie, si può usare per decorare una parete? E come si fa? E allora mi è venuta un'idea. Ho pensato a una poesia, a un verso di una poesia, e mi è venuto in mente che con un semplice pennarello si potrebbero scrivere tutte le lettere che comporranno quella poesia e quel verso proprio sul tappo. Questa è la lettera E. E cosa ne faccio di una lettera come questa? Beh, se io recuperassi tanti altri tappi, però devo andare a cercarli. Non andate via, torno subito. Ecco, sì, ne avevo conservato alcuni altri. Eccomi qua. Allora, io li ho trovati. Ne ho trovato un po'. E adesso ti poggio qua e mi è venuto un verso bellissimo. Continuerò col mio lavoro. Lettera S. La lettera O. La lettera C e poi un'altra lettera E. E così si può continuare a lungo. E a lungo quanto? Ma poi questi tappi sui quali avrò scritto le lettere e che comporranno un verso, una poesia, dove posso metterli? Come faccio a realizzare qualcosa di artistico? Mi è venuta un'altra idea.
io ho un pannello di legno che stavo per buttare che potrebbe essere perfetto per il mio progetto. Mi aspettate? Eh sì, eccolo qua. Un bel pannello di legno, di compensato, potrebbe anche essere irregolare. Questo io ho la fortuna di averlo trovato bello squadrato. E ora su questo che cosa ci posso fare? Beh, immaginate se tutte le lettere, una a fianco all'altra, andassero a comporre il verso o la poesia che io avevo in mente. E come faccio ad attaccarle? Una cosa molto utile che potrebbe servirci, una cosa molto facile da procurare, è una pistola di colla a caldo. Si trovano facilmente in tutti i supermercati, nei brico, costano poco. Le cartucce di colla ci possono permettere di attaccare tutto ciò che vogliamo. E allora, se voi mi date un altro minuto di pazienza, io finisco di decorare e di scrivere le lettere su tutti i tappi che ho messo da parte e poi vi farò vedere il risultato. Ok? Aspettatemi. Eccomi. Sono molto soddisfatto del risultato. È incredibile come dei tappi di sughero possano produrre questo. Ho anche realizzato con un cordino un laccetto, l'ho incollato nel retro, sempre con la colla a caldo, e questo potrò appenderlo tranquillamente su una parete, magari in cucina, magari nella mia cameretta, magari nel salone, vicino alla TV. Così ogni tanto, guardando la TV e le notizie, mi ricorderò che la cosa più importante è la bellezza, e la poesia ci ricorda quanto sia importante la bellezza nella nostra vita. Ciao!